Tanto questo credito lo abbiamo chiesto alle banche perché non ce l'avevamo. E risponde. E risponde in maniera molto tranquilla che questi soldi che abbiamo chiesto alle banche vanno dai 30 ai 50 milioni di euro. Dai 30 ai 50 milioni di euro, non dai 30 ai 30,5. C'è una forbice che un presidente di una società dovrebbe sapere. Non può dirmi dai 30 ai 50, no, è inaccettabile. Continua ad andare avanti. La trasparenza e la correttezza con le modalità operative di BIM GSP. La trasparenza e la correttezza sono le modalità operative di BIM GSP. Il bilancio è in regola. Nel 2010 abbiamo chiuso un bilancio che prevede un risultato positivo di 1 milione di euro rispetto ai 750 mila euro positivi del 2009. Cioè continua a mistificare le cifre, a fare confusione. Abbiamo un debito e lui continua a dire che siamo in attivo. 23 febbraio aumenta addirittura la polemica perché questi 50 milioni di euro da qualche parte devono venire fuori e BIM GSP si difende dicendo non c'è un buco, c'è l'esposizione. E Belli, amministratore della società, dice è ancora là. Il problema è gestibile con la tariffa. Siamo 23 febbraio del 2011, l'altro ieri quasi. Il problema è gestibile con la tariffa. Gli aumenti saranno limitati a pochi euro, dai 6 ai 9 euro. Questo è BIM GSP. Ma vado avanti perché credo che faccia chiarezza. 23 febbraio, il Comune rilancia, GSP non ha sbagliato da nessuna parte. Il 3 novembre, passati un po' di mesi, e le banche cominciano a stringere la crisi, cominciano a stringere il credito, tutto questo qua, cambia totalmente prospettiva. Il 3 novembre improvvisamente si sveglia e dice, fate in fretta, al servizio servono soldi, ma io mi sono chiesto quando ho letto questa cosa, non era tutto a posto, non era tutto gestibile con un aumento di 6-9 euro della tariffa, non era tutto sotto controllo. E da questo momento il debito, e leggo sui giornali perché è l'unica mia possibilità di cittadino di accedere a delle informazioni, passa improvvisamente da 50 a 77 milioni, non da 50 a 50,1, da 50 a 77 milioni. Poi a quel punto inizia la bagarre su tutti, interviene anche la Lega, per esempio con un sindaco che è De Bernardin, che dice Riacconcia ha preso in giro. Quando un altro sindaco gli chiese allo scorso gennaio quanto ammontasse i debiti, lui rispose, Roccon rispose, stai tranquillo, saranno dai 20 ai 25 milioni di euro di debiti. Cioè ancora continua a dire dai 20 ai 25 milioni di euro. E anche lì, come si fanno a dare queste cifre? Se fossi un sindaco mi indegnerei, o sono 20 o sono 25, 5 milioni di euro in un ente pubblico fanno la differenza, non sono pochi bruscolini. Allora, amico. Cioè, concludo, ho finito, disubbedisco un po', la mia cultura è... Allora, anche da questo punto di vista, poi le magagne gestionali cominciano a venire fuori e i tecnici, per esempio, cominciano a dire beh, forse stiamo esternalizzando 1 milione di euro all'anno in progettazione. Allora, com'è possibile che una società come BIM GSP non possa progettare al suo interno invece di esternalizzare? È semplicissimo, perché il direttore tecnico Piccoli è in aspettativa. Cioè cominciamo a dire queste cose. Chiudo, dammi 30 secondi, chiudo, perché la questione della responsabilità, e io sono perfettamente d'accordo con questa cosa qua, va, e un sindaco capoluogo dovrebbe farsi portavoce di questa dinamica, va scardinata non soltanto nelle responsabilità gestionali, ma anche nelle responsabilità politiche. E questa questione del consorzio, della galassia consorzio BIM e del meccanismo ricattatorio che si è costruito attorno a questa galassia, dove, e questo l'ho sentito dire in ambiti istituzionali e non, dove se tu rompevi le palle sui bilanci di BIM GSP, no, un attimo, perché questo è un punto fondamentale, se tu rompevi le palle sui bilanci di BIM GSP, dall'altra parte il consorzio BIM che distribuiva 5 milioni di euro all'anno di contributi, rischiavi di essere fuori da questo meccanismo di distribuzione, e questa cosa l'ho sentita anche in un consiglio comunale. Allora, o un sindaco si fa portavoce su questa responsabilità e va a scardinare anche quel meccanismo di responsabilità politica, o se no ci ritroveremo anche dopo con la stessa montagna. Grazie.
recuperare se li copresso con Nico, Nico c'è un disarramento. Recupero. Allora, vi presento rapidamente, mi chiamo Max Cavane e da un paio di decenni, giorno più giorno meno, ho sposato una causa ecologista. Conseguentemente la mia riflessione è un po' condizionata. Mi spiace, non me ne voglia Guido, verremo un rosso assieme, ma non riesco a partire da una scaletta come lui l'ha proposta, quanto piuttosto alla locandina che è fissa anche qua fuori. E quelle sono queste due mani che stringono dei denari e contestualmente da cui escono quattro gocce d'acqua fondamentalmente. Bene, credo che il punto di partenza sia proprio lì, nel senso che da qualunque parte la si guardi, anche attraverso questa locandina della Casa dei Beni Comuni, si sancisce di fatto un legame indissolubile tra acqua e denaro. E io credo che sia nefasto, terribile. Penso che si debba uscire da questo meccanismo, e quindi sono qua sinteticamente a proporre qualcosa di diverso, un altro binomio, un binomio che può essere quello del risparmio e della rinaturalizzazione. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se noi riuscissimo a portare avanti delle politiche di risparmio dell'acqua, forse avremmo contestualmente anche un po' di più acqua nei fiumi, insomma. Vorrei ricordare, ma c'è già chi lo sa meglio di me, che sotto il ponte della Vittoria adesso passa circa un decimo dell'acqua che dovrebbe passarci. Non credo di sbagliarmi di molto. Ovviamente bisogna arrivare alle proposte, conclusione è quella. Allora io sono qua a chiedere a questo consesso e ai candidati sindaci o chi ne avrà voglia di rispondermi, chi è disponibile a spingersi e a promuovere, a sponsorizzare, insomma a farsi carico di un, chiamiamolo così, di un gas, dai, di un gruppo di acquisto solidale per l'acquisto di un sistema e recupero delle acque piovane, ad esempio, da mettere negli edifici sicuramente privati, ma forse con l'andare del tempo pubblici. Evidentemente è uno di quei classici progettini da poco. Magari questa sera i candidati sindaci potrebbero anche dire: ma sì, dai, è una propostina così tecnica, te la passiamo. Anche no, è una scelta politica. È una scelta politica perché, evidentemente, nello stesso momento in cui tu fai una politica di questo tipo di risparmio, ti ritrovi in automatico con quei famosi 22, 27, 12, 14, 2, 1,5 metri cubi di acqua consumati caleranno. Allora, di fronte a una proposta di questa natura, che cosa devo fare? Incentivo il cittadino a risparmiare dell'acqua e per far quadrare i conti gli devo aumentare la bolletta. Non sarà una risposta che a settembre mi andrà bene, insomma, che non si può fare per questa cosa qui. Queste sono un po' le mie conclusioni, non so cosa ne pensino gli amici della Casa dei Beni Comuni di cui io non faccio parte, e cosa ne pensino i candidati sindaci. Per quanto attiene invece Bimgi SP, 20 secondi per dire: A, se ci sono da individuare le responsabilità, ormai sappiamo bene chi lo può fare, e B, per quanto attiene invece la società, sono d'accordo con la dottoressa Bortoluzzi circa il fatto che non è la società che fa la differenza, ma le persone. Due riflessioni, una sulle responsabilità. Questo è un solo che si presta benissimo a tutti hanno torto, tutti hanno ragione, non ne verremo mai a capo, insomma, anche se una storia è stata scritta, è scritta sulle carte, sui documenti, è patrimonio di tutti, insomma, ormai. Ha sbagliato il CDA, ha sbagliato l'assemblea dei soci dei 67 sindaci che ha approvato quasi all'unanimità i bilanci da 2004 al 2011, 2011 qualche defezione in più, insomma, le cose sono scoppiate, insomma, fino a prima era così. Hanno sbagliato i sindaci del lato, non hanno revisionato come era previsto dalla legge la tariffa del 2007, del primo triennio, non l'hanno revisionata nel 2010, nel secondo triennio, come previsto dalla legge. Hanno pensato bene di mettere la testa sotto la sabbia e andarono. La domanda di fondo a cui dovremmo rispondere tutti quanti, se vogliamo uscire da questo bussolotto poco utile, insomma, se non per scaldare le platee, ma poco utile, è come mai
di fronte ad una perfetta, sottolineo perfetta, asimmetria informativa, anzi simmetria informativa, perfetta, perfetta. Il gestore aveva tutte le informazioni tramite l'assemblea dei soci, tutte, tutte, dalla prima all'ultima. Se volete, io qui ho esaminato, anch'io sono andato direttamente in azienda a prendere, me ne sono andati anche gratis, sparare anche in 10 euro alla Camera di Commercio. Dal 2007 al 2011, dal 2010 ho esaminato 4 bilanci completi, se volete posso raccontare i dati che ho letto io, in questo lì siete tutto, tutto quanto. Dove sta la responsabilità? Che il Consiglio dell'amministrazione doveva tirare le conseguenze. E l'assemblea dei soci doveva mettere un alt e l'atto doveva decidere. Allora il quesito è: come mai di fronte a una perfetta, sottolineo perfetta, conoscenza e quindi simmetria delle informazioni tra il gestore e il controllore non è scattato nulla? Questo è l'interrogativo di fondo. E qui si ritorna al conflitto di interesse che diceva la Claudia e Jacopo, al modello tra il gestore e il controllore, in cui c'è una simbiosi, c'è un accavallamento di compiti, funzioni e poteri, ma questo non è solo dell'uno, è tutto, sono tutte le circa 96 imprese dell'acqua a livello nazionale, sono tutte così in questo. Ultima cosa, il nodo che pone Bonanni nel comitato Acqua Bene Comune, e ho visto naturalmente acquisito dal comitato promotore della serata, ruota attorno al nodo della partecipazione e del controllo, sotto il nodo delle forme gestionali, la SPA piuttosto che l'azienda speciale pubblica, naturalmente il nodo delle tariffe, evitare che i cittadini finanziano le banche attraverso questi sotterfugi e queste gabole terrificanti che ci sono nella gestione di questa società. Io ho rilevato questo: su tutti i bilanci il valore aggiunto della GSP è pari a circa il 26%. Valore aggiunto sono i ricavi delle vendite di acqua, in questo caso, tolti i costi esterni. Cosa vuol dire questo? Se è il 25%, vuol dire che per il 75% questa impresa è già privata, e lo è dal 2004. Può sorgere però la domanda, sì, ma sti qua solo da Belun, lei così, purtroppo no. Purtroppo è il leitmotiv di tutte le imprese del servizio idrico integrato, e aggiungo anche di molte altre imprese pubbliche la cui formula giuridica può essere l'SPA o l'azienda speciale, cambia nulla, che hanno contenuti tecnologici rilevantissimi, perché un conto è la SERSA, dove il costo del lavoro pesa per il 60-70%, ma in GSP il costo del lavoro è 20 euro su 100. E allora la domanda è: ma è solo Belluno? No, il costo del lavoro per GSP è pari alla media nazionale di queste dimensioni di impresa, naturalmente, ed è assolutamente comparabile col valore aggiunto delle analoghe imprese del servizio idrico integrato in giro per l'Italia. Allora, se io compro dall'esterno il 75% dei fabbisogni dell'azienda per far funzionare la baracca, per portare acqua, per fare le fognature, per fare i depuratori, per far funzionare i rubinetti in questo, ma voi pensate che quando l'impresa privata vi fa la fattura del lavoro che sta del 75%, sto dicendo, no, è 3% che è la bonara in questo, non vi metta su la valorizzazione del suo lavoro, del suo capitale che ha investito? Non è questo il punto, guardate, non è questo. Dobbiamo ragionare su quanto i cittadini bellunesi sono disponibili in un'azienda trasparente, trasparente, in questo, pubblica o privata che sia, SPA o d'altro, quanto siamo disponibili per avere un metro di acqua, un metro cubo di acqua pulita, fognature efficienti e una restituzione all'ambiente pulita dell'acqua che consumiamo.
Questo è il nodo di fondo su cui secondo me si dovrebbe ragionare. Grazie. Buonasera, io sono Federico Mica, faccio parte del gruppo di lavoro della Navi, del Movimento 5 Stelle e ho seguito in particolare il gruppo qui. Io devo dire una cosa, è difficile fare un intervento dopo quello che ha detto il signore adesso, perché dal punto di vista tecnico ha detto le cose corrette, dal punto di vista del costo del singolo lavoro ad altri indici sono perfettamente corretti. Io tornerei un po' all'inizio e vorrei rispondere forse alle prime questioni che ha rivolto Valter. È chiaro che la simmetria informativa c'è stata e c'è tuttora, vale a dire anche i singoli articoli di giornali che escono in questo momento, dove la confusione è tantissima, dove non si riesce ad avere una percezione corretta di quello che è giusto e di quello che è finzione scenica, se così possiamo dirlo. C'è una grande paura da parte di tutti noi dal punto di vista dell'aumento che già hanno portato del 35% entro il 2019, che farà quindi aumentare e lievitare il costo dell'acqua, e del presunto 25% che potrebbero far crescere nei prossimi mesi, per cui il timore c'è tutto. In virtù del fatto anche dell'arrivo dell'appunto IRPEF a marzo, dell'IMU e di mille altre tasse che arriveranno con un aumento dell'IVA dal 20 al 23 e dal 10 al 12 che forse arriverà verso settembre. E sono cose che fanno paura queste dal punto di vista del suo diventarsi, d'accordo? Siamo completamente d'accordo per quanto riguarda la ripubblicizzazione dei servizi pubblici, che è una cosa correttissima ed è l'azienda speciale consortile. Questo non c'è nessun dubbio. Deve essere rivisto il patto di stabilità, soprattutto per i beni essenziali come questi, e questo è una cosa correttissima, e gli investimenti devono essere riportati anche oltre i 2 miliardi di euro, perché sicuramente quello che veniva fatto prima della legge Galli era una cosa corretta. Aggiungere addirittura che il settore non è semplicemente anticiclico, è vitale. È vitale. Senza di questa cosa qua non si va da nessuna parte. Faremo una divisione tra quello che riguarda l'attribuzione delle colpe, se così possiamo dire. Da una parte sicuramente i 67 comuni che facevano parte dell'atto, d'accordo, erano anche i 67 comuni che facevano parte del CSP, il controllore, controllato. E la domanda era ai nostri sindaci, d'accordo, che è chiaro che svolgono queste funzioni forse con una definizione corretta di quello che c'è all'interno di un bilancio e delle difficoltà di un'azienda, un SPA grande come appunto è il GSP, ma di non avere in tutti questi anni cercato con volontà di capire cos'era giusto, cos'era sbagliato. Molto probabilmente fa parte di quella logica di in fondo ti lascio fare e di mio quella ricaduta successiva di quelle briciole che comunque vengono date ai comuni stessi. Dal punto di vista di quello che noi abbiamo appunto pensato all'interno della nostra visione è che deve essere rivalutata interamente quello che è azienda GSP, SPA negli ultimi anni e vanno rivisti i bilanci, a fronte anche di un significato secondo me importante che è uscito l'altro giorno e che ho letto appunto sul Gazzettino da parte dell'intervista del Presidente Mario Leonardi, per cui i crediti ammontano a 57 milioni e 700 mila. Alla cui domanda è: ma sono crediti veri, esigibili o non sono crediti questi? Perché se non sono crediti vuol dire che non esistono, vuol dire che nessuno mi dà mai dietro questi soldi. E questa è una grandissima paura che noi abbiamo. L'altro punto di vista è chiaro che una provincia come Belluno, una densità popolativa così bassa, un territorio così ampio, non può essere paragonata al servizio idrico di Padova o di Verona città, perché è completamente diverso. Abbiamo un costo per utente, per poter avere l'acqua, che è ben diverso. Ecco perché dobbiamo chiedere forse... È il tema delle tariffe, ci arriviamo subito. Sì, a tutto. Ci arriviamo al secondo giro, se no non riusciamo a parlare. E l'ultima cosa, scusami, è domandarsi le banche dove sono adesso. Perché le banche dove hanno preso le banche dove sono sempre. Questa è la nostra paura. Dove sono sempre. Grazie. Prima ancora che parlassi mi ha fatto così tornare sulla faccenda della responsabilità, perché è un fatto secondo me assolutamente da tenere in considerazione e da chiedere la responsabilità. Ora noi abbiamo tre soggetti: il BIM, bacino imbifero montano, che incassa dall'Ene sovracanoni erariali per varie ragioni e chiudo, e ci sono i sindaci, abbiamo l'ACO e ci sono i sindaci, abbiamo la GSP e ci sono i sindaci, va bene, i sindaci sono persone, va bene. Presidente del BIM e l'ingegner Piccoli del PDL, è stato dipendente, è dipendente BIM,
ex dipendente BIM, ex dipendente azienda speciale, ex dipendente della GSP, e 20 anni che è là. Il dottor Belli, noto iscritto al PDL, è là da 20 anni, no? Zanolla, che è stato nel consiglio di amministrazione delle società del GSP, che è diventato assessore provinciale, è ritornato come che avesse diritto, è rientrato perché qualcosa doveva pur fare, e l'ho fatto presidente di GSP Infrastrutture. Allora, se in Italia esistesse ancora un'opposizione degna di questo nome, forse queste cose non sarebbero successe. Perché? Perché l'elemento corruttore è il BIM, perché il BIM incassa circa 5 milioni all'anno. La corruzione dove sta? Il contributo per il pulmino al sindaco tal di tal, l'assunzione dell'amico, dell'altro amico, eccetera, perché una delle caratteristiche della GSP è che solo da 2 anni o 3 anni stanno facendo concorsi pubblici, perché prima, a parte i tecnici trasferiti dai comuni alla società, gli altri sono stati nominati come il Grande Fratello, e qualcuno è proprio come il Grande Fratello. E il dottor La Grua dovrebbe sapere che la nota integrativa è il fatto più importante del bilancio, non la relazione sulla gestione, perché il presidente sulla relazione sulla gestione ce le racconta come e quanto vuole, ma nella nota integrativa ha un obbligo di legge di stabilire quello che deve dire. Allora sui crediti, su questi famosi crediti, non si dice niente, dottor La Grua. Questo è il problema fondamentale: esistono questi 27 milioni di crediti o non esistono? Faccio una proposta, io mi auguro che uno dei candidati sindaci che c'è qua dentro venga eletto, e gli chiedo, e vorrei chiedere, escluso il dottor La Grua che non ce la può fare, io chiedo che uscire da questa situazione, che vengano utilizzate le risorse del BIM per appianare BIM, bacino imbrifero montano, in mano all'ingegnere Piccoli attualmente, dipendente ex direttore tecnico della GSP in aspettativa, no? E non è che loro non potessero fare i progetti perché l'ingegnere Piccoli è in aspettativa, perché l'ingegnere Piccoli, grazie, non è un Einstein, grazie, ce n'erano altri ingegneri, forse anche più bravi all'ingegnere Piccoli. Il dibattito è vivace, animato e molto interessante, però c'è sempre un rischio quando ci sono queste circostanze che si rifugga dall'esplicità degli impegni, insomma, no? E delle prese di posizione. Allora noi abbiamo cercato con un po' di umiltà e anche senza poi entrare nel merito di alcune considerazioni, insomma, che sono opinabili, come certamente sono opinabili le nostre, di porre delle questioni abbastanza sufficientemente chiare. E secondo noi è irremovibile la richiesta dell'audit pubblico sulla situazione gestionale del BIM. Per come si è evoluta, perché abbiamo dati, mi riferisco anche al simpatico intervento del consigliere La Grua, noi abbiamo il vecchio vizio e la vecchia abitudine di andarci a leggere fin dove possiamo e fin dove ci permettono di arrivare, di andare a leggere le carte, a cercare di capire, farci un'opinione, cercare di approfondire le questioni dove ovviamente abbiamo la necessità e l'utilità anche di integrazione di persone sicuramente più esperte di noi. Però i dati effettivamente non sono così lineari come lei li assume. Io le potrei elencare le disarticolazioni tra le previsioni del soggetto gestore nel corso dell'evoluzione temporale, quindi non è che questa cosa fosse chiara dall'inizio e si fosse data iscritta una partita in bilancio in modo sufficientemente strumentale, non so quanto legittimo, previsione di crediti per mancato adeguamento alle tariffe, perché questo è stato un po' il giochetto, e quando ci sono situazioni temporali, oggettive, documentate, che stanno a dimostrare che la dissociazione tra le previsioni dei consumi e le fatturazioni dei consumi erano in totale difformità.
Allora, di fronte a quella situazione, lei me lo insegna, c'è il soggetto gestore che chiede l'adeguamento alle tariffe. Se l'adeguamento alle tariffe non viene concesso, il soggetto gestore non ha nessun obbligo di rimanere nella sua posizione, di assumersi la responsabilità di incrementare l'esposizione finanziaria, cosa che è accaduta, e decide, denuncia questa mancata ottemperazione. Ma io le dico qualcosa in più. Cosa che anche i sindaci non capisco come mai, in modo anche utile dal punto di vista difensivo, dal loro punto di vista, hanno rimosso, e lo ha rimosso, mi dispiace, anche un lettore attento delle carte come Giuseppe Papp, perché nella delibera del 2007 il soggetto gestore, dove c'è stata una parziale revisione del piano d'ambito e del regime tarifario, il soggetto gestore chiedeva, l'ATO chiedeva al soggetto gestore di fare un quadro dettagliato della situazione tra consumi, investimenti e necessità del piano d'ambito e casomai chiedere una modifica strutturale degli investimenti previsti nel piano d'ambito per ottemperare a questa situazione. Da quella delibera non c'è mai stato un chiarimento, un'assunzione di responsabilità da ambo le parti. L'ATO ha fatto la richiesta al soggetto gestore, il soggetto gestore non risponde, tutti i responsabili, nessun responsabile. C'è un progetto di adeguamento, lo sai, sì. Nell'aprile del 2007, sì, un'articolazione tarifaria approvata tecnicamente dall'ATO. Sì, tecnicamente dall'ATO, però ha chiesto al soggetto gestore di fare la verifica successiva. Il soggetto gestore sulla... è un soggetto muto. Ecco, allora l'essere muto è una colpa o no? Deve star zitto. Deve star zitto. Chi comanda deve essere l'ATO. Sì. Il pubblico deve comandare. D'accordo. Allora, il pubblico che era pubblico dentro la gestione dell'ATO e fuori la gestione dell'ATO, nella solita collusione che diciamo, non è sufficiente la risposta tranquillizzante del fatto che il politico non si può sovrapporre al tecnico, mi pare che a quale accennava Jacopo prima, perché adesso da un punto di vista normativo questa questione è stata risolta, per cui non è che possiamo auspicare che la posizione del futuro sindaco è quella di chiedere l'applicazione, come si può dire, di una norma che è già data per assodata. Quindi noi partiamo dalla situazione assodata, che questa sovrapposizione in termini, come si può dire, almeno formali, perché poi sostanziali, se mi nominate i tecnici, come avviene dappertutto nelle ASL piuttosto che negli altri soggetti, in base alla tessera del partito che hanno in tasca e non in base, come si può dire, alle loro competenze, allora siamo punto e a capo. Però diciamo così, sul piano formale questa situazione è stata modificata. Torno anche alla questione, anche qui ingenua mi pare, della dottoressa Bortoluzzi, di dire che non è il meccanismo gestionale o societario che fa la sostanza delle cose, ma sono le persone. Anche questa è una posizione molto ingenua, perché se io sono dentro una gestione di tipo privatistico mi comporto da soggetto del privato e do l'alibi all'Unione Europea di trascinarmi in una dimensione della competitività al privato. Un SPA domani mattina in house potrebbe tirarmi dentro il privato nella percentuale che ritiene opportuno, perché con il referendum si è riusciti soltanto a bloccare l'obbligatorietà ma non la possibilità della privatizzazione. E quindi da questo punto di vista passare a un meccanismo gestionale che non prevede e che non dà la possibilità di questo passaggio è una cosa sostanziale. Poi è ovvio che può esserci una pessima gestione anche di una società pubblica, ma sul piano, come si può dire, dell'obiettivo che vogliamo raggiungere, è quello della ripubblicizzazione o della gestione privata, che qui dobbiamo uscire dalla confusione. Mi spiace, che speravo che le risposte anche politiche sul piano della responsabilità, perché non mi piace far cadere la prima domanda del signore che diceva mettiamo anche nomi e cognomi. Allora, anche da questo punto di vista, insomma, la Lega, il PDL avevano approvato in Parlamento, anche i nostri parlamentari, i nostri rappresentanti della nostra provincia, le leggi, il decreto Ronchi, che ci obbligavano alla privatizzazione dell'acqua. Poi se da un punto di vista, come si può dire, di revisione della loro linea politica, non lo so, perché forse anche il dottor Colle poteva dirci abbiamo rivisto la nostra posizione, adesso noi siamo per la gestione
pubblica e comune di un bene comune, è una revisione, come si può dire, se condivisa, apprezzabile, perché nella vita si sbaglia tutti, siamo noi i primi a sbagliare e quindi ci assumiamo le responsabilità politiche, però bisogna essere chiari di fronte ai cittadini, perché non si può cavalcare l'onda, come si può dire, della dimensione della gestione pubblica e dopo anche facendo, e lo dico per alcuni emendamenti che sono stati proposti anche dal PD, oltre che dal PDL, anche nell'ultimo decreto Monti, insomma, che tendevano a svuotare il referendum del loro significato. Su queste questioni bisogna giocare, come si può dire, a carte chiare e a posizioni coerenti. E quindi è qui che noi chiediamo, per esempio, siamo favorevoli al meccanismo della ripubblicizzazione, superando il meccanismo ambiguo e l'ibrido della gestione SPA, sì o no? Perché non è che ci sia una via, come si può dire, di mezzo, no? Perché ci sono due segmenti, per fortuna da questo punto di vista molto chiari, di diritto completamente diversi. Siamo nel diritto privatistico o nel diritto pubblico? Siamo i primi a essere consapevoli che questa non sarà la soluzione taumaturgica di tutto, ma intanto si comincia a costruire un primo tassello chiaro, si torna a una gestione di fatto realmente pubblica. Poi, sulla gestione pubblica si può anche assumere, se lo ritenete opportuno, la responsabilità di dire sì, oltre che una gestione pubblica, per non fare gli errori del passato, siamo anche favorevoli che nella fase decisionale e deliberativa, quindi si passa non solo alla democrazia rappresentativa ma anche alla democrazia deliberativa, chiediamo ai rappresentanti dei cittadini e ai comitati, stabiliremo criteri, regole intelligenti, avanzate, per fare in modo che siano all'interno dei momenti decisionali di un servizio che riguarda loro, la loro vita quotidiana, il fatto che poi lo devono sostenere anche in termini significativi da un punto di vista economico. Perché senza questi passaggi di autogoverno, di assunzione di responsabilità, sono convinto, e danno perfettamente ragione i cittadini, e mi rivolgo anche alle sollecitazioni un po' provocatorie anche di Giuseppe, ma anche accettabili da questo punto di vista, quanto bisogna pagare l'acqua per avere una gestione in equilibrio dal punto di vista tra gli investimenti e i costi di gestione. Allora anche qui noi diciamo e abbiamo proposto che, non so se sei d'accordo o meno, perché questo è un aspetto di rimente, che non può ricadere tutto in tariffa. Allora, tu per esempio dici che non sono disponibili risorse pubbliche perché ormai non c'è più da raschiare il barile, risorse pubbliche non ce ne sono. Personalmente noi siamo convinti che il bilancio dello Stato... Sì, non l'ho detto, hai letto cose mie. Ho letto cose tue, sì, d'accordo. Ecco, ho letto cose tue, no? Allora, da questo punto di vista anche il bilancio dello Stato, cominciamo a fare una valutazione in modo trasparente su come vengono utilizzate le risorse. Se ci sono delle necessità, delle opportunità, di priorità di investimenti verso questi segmenti, oppure se vanno messe in discussione altre opere, altri interventi che non hanno né ricadute occupazionali né ricadute di diritti di cittadinanza altrettanto equivalenti rispetto a questo. Grazie. Prendiamo giro per qualche minuto che rimane. Abbiamo 10 minuti, quindi domande poste. Diamo le risposte. Ma sulla questione del lodo pubblico direi che sicuramente è, insomma, mi sembra una cosa molto corretta, mi sembra anche una cosa piuttosto attuabile, cioè non è una cosa che richieda chissà quale difficoltà perché possa essere attuata. Certo, bisogna che lo voglia l'atto. Questa è la verità, ci possiamo impegnare affinché si faccia il possibile perché l'ATO apra un confronto pubblico e possa lasciare la partecipazione ai cittadini, questo lo si può fare, ci proveremo. Ma a me interessa maggiormente rispondere magari forse sulle questioni invece di impegno futuro che uno eventualmente può prendersi al di là di quelli di adesso, insomma, ecco, in cui siamo soltanto consiglieri comunali oppure siamo normali cittadini. Io credo sulla questione della ripubblicizzazione. La prima cosa da fare, io penso che sia una modifica allo statuto del comune di Belluno, dove noi dobbiamo inserire sostanzialmente la dicitura che l'acqua è un bene comune che deve essere gestito senza fini di lucro. Questo non è semplicemente una dichiarazione di principio, ma è molto più banalmente la traduzione nel nostro livello più vicino ai cittadini, cioè il livello più vicino è il comune, semplicemente la traduzione di quello che è avvenuto di fatto con il referendum.
possiamo essere a favore o contro il fatto dell'acqua pubblica, possiamo essere per la privatizzazione, tutto quello che volete, pur tuttavia un referendum ha detto che la scelta è fatta e l'acqua è pubblica. Inseriamolo dentro nello statuto del comune di Belluno, diciamolo chiaro e tondo. E diciamo anche che la gestione idrica verrà data a enti o aziende che sono a totale partecipazione pubblica. Seconda questione. Con questo ci siamo riallineati sostanzialmente su alcune questioni. Secondo, dobbiamo intervenire subito sullo statuto invece di BIM GSP, a parer mio, per inserire lì le forme di partecipazione dirette da parte dei cittadini. Nel senso che la questione di fondo, secondo me, di tutto quello che è avvenuto adesso, la possiamo riassumere, è un problema insomma di controllo democratico dell'acqua e di come viene gestito. Allora, inseriamola dentro una serie di modifiche per cui diciamo che i lavoratori e i cittadini troviamo una formula con la quale, per esempio, possano dare un parere preventivo al bilancio, un parere al bilancio preventivo e al bilancio consultivo, ma anche, per esempio, un parere sulla nomina dei membri del CDA. Cerchiamo di trovare formule tipo questo. Secondo, inseriamo in statuto la regola che per quanto riguarda le assunzioni, gli appalti e quant'altro, comunque la società debba seguire esattamente le regole che sono previste per il pubblico. Questo lo dico perché con questi interventi che siamo in grado di fare possiamo, come si può dire, ripubblicizzare di fatto l'acqua e la gestione. Ma senza chiudere la porta all'idea dell'azienda speciale, che però, io lo dico chiaro e tondo, l'azienda speciale secondo me è una formula che può essere perseguita. C'è un doppio problema, secondo me, che potrebbe far allungare enormemente i tempi, e cioè il primo è che la trasformazione da società ad azienda speciale apre la possibilità del recesso dei soci. Cioè noi ci troviamo nella situazione in cui potrebbero alcuni comuni scegliere, intanto ci vogliono 34 comuni che siano d'accordo, prima di tutto. E poi alcuni comuni che non sono d'accordo potrebbero dire: noi usciamo dalla società, che facciamo? Non è così semplice. Andiamo tutti a casa, dico, pur tuttavia dobbiamo regolare i rapporti, dobbiamo rifare da zero, c'è un debito di mezzo che va spalmato e va risistemato. Primo problema. Secondo problema, e ho chiuso, l'azienda speciale, attenzione, perché ritorna all'interno del comune di diciamo come se fosse una prosecuzione dei singoli comuni, le spese del personale vengono riallocate ai